Intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono felice di rivedervi alcune e alcuni, ci siamo visti poco fa, insomma, a lezione, altri non vedo dalla scorsa settimana, altri ancora li sto vedendo adesso e c'è qualche vecchio amico dell'anno scorso. Bene, come voi sapete, con questa graditissima presenza del mio personale amico e illustre ospite che è qui presente, il dottor Lanfranco Palazzolo, un valente giornalista e soprattutto, per la cosa che ci riguarda e ci interessa di più, cronista parlamentare, è uno di quelli che non lascia scappare via un solo parlamentare, si mette come un segugio e li intercetta tutti quanti. Ecco, riprendiamo le nostre lezioni della scuola di politica e quest'anno particolarmente come dire, succolenta da un punto di vista degli appuntamenti. Li potete vedere nel programma generale, che è ormai incastona di sé le bellezze di questo sito della UNINT, e tuttavia, ecco, mi fa piacere riprendere questo nostro colloquio partendo da un appuntamento che è al tempo stesso di interesse grandissimo, ma è anche come dire, carico di stimoli, di attualità piuttosto sfruculiante, se dovessi utilizzare un'espressione napoletana, perché qui c'è non solo l'impianto politico, l'impianto teorico, ma c'è anche l'impianto effettuale. È una persona, Lanfranco, che fa questo mestiere con grande qualità, con grande dedizione, con grande intelligenza, ecco, praticamente attende alla fabbrica della notizia politica. Lui uno dei non tantissimi fabbricanti di notizie politiche. Consentitemi, prima di entrare nel merito, io farò qualche domanda, io stimolerò, perché non vogliamo creare una dimensione, come dire, voi venite già da una giornata di lezioni, qualcuno dovrà fare ancora delle altre lezioni, questa sarà una dimensione colloquiale e mi farebbe molto piacere se voi immaginaste di porre delle domande al nostro dottor Palazzolo. Lasciatemi soltanto raccontare chi è il nostro ospite. Non si sente niente? Usiamo il microfono, a questo punto si sente. Poco fa stavo raccontando al dottor Palazzolo dei miei primi passi nell'attività politica, non vi dico l'anno perché sennò risalite ed è per me un momento drammatico quando vi fate quel conto. Comunque ero uno studente al ginnasio ancora e mi dissero per la prima volta di intervenire in un contesto pubblico. Dovevamo praticamente manifestare la nostra solidarietà ai lavoratori che facevano uno sciopero e noi studenti avremmo dovuto non solo manifestare la nostra solidarietà ma anche non andare in classe. Ma a questo punto, che devo fare qui, non l'ho capito bene, c'è il professor Sbailò che... Bisogna attivare audio e fotocamera. Eccoci. Ecco, più di così non si può. Eccoci, siamo sopra. Va bene. E mi ricordo che mi fu offerto, a proposito della voce, mi fu detto... ecco,
adesso può parlare Pino Bisicchi, mi diedero un megafono, era la sommità delle scale, della scalinata del liceo dove io a Bari facevo il mio primo, il mio quarto ginnasio, quindi quasi il mio primo giorno di scuola, eravamo lì, mi ammollano il microfono e io dovevo dire agli studenti che erano lì in attesa di un là per andare tutti quanti via, cari colleghi, noi esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori, però almeno noi entriamo in classe. E io lo dissi e furono le ultime parole che potei dire, perché mi arrivò la qualunque, cioè pezzi di carta, oggetti contundenti, ovviamente capì che l'aria che tirava non era quella di tornare in classe per andare a studiare. Ecco. Quindi gli strumenti di comunicazione sono fondamentali, a volte possono essere anche degli strumenti che si ritorcono contro di noi, quindi usateli sempre con molta parsimonia. Il nostro graditissimo ospite è laureato in scienze politiche, quindi fa parte della nostra famiglia ideale e ha cominciato a scrivere per La Voce Repubblicana nel 1991, quindi nonostante sia giovane, ha cominciato da bambino quasi, era appena uscito dall'infanzia e ha cominciato a fare giornalista. Poi entra nel 1993 nella famiglia di Radio Radicale come collaboratore, scrive per il quotidiano romano Il Tempo e diventa poi corrispondente per Radio Radicale dalla Camera e dal Senato della Repubblica. Quindi lui è quello che presiede da lunghissimo tempo le postazioni di questi due momenti centrali dell'organizzazione costituzionale del nostro Paese. E, peraltro, uno scrittore prolifico, ha scritto, io ne ho contate una quindicina, ma... 14. Ah, 15 con quelli che dobbiamo fare insieme, va bene. E, ha scritto diverse cose, ha scritto di politica, naturalmente, lui è molto bravo nella ricerca, in ciò che rappresenta il patrimonio attingibile, disponibile negli archivi parlamentari, ma che in realtà poi non attinge, a cui non attinge nessuno, perché bisogna faticare, bisogna lavorare, bisogna scorticare, tirare fuori le cose importanti, e diciamo la verità, è molto faticoso e molto spesso io sono giornalista come lui, sono giornalista professionista come lui, non abbiamo tanta voglia di buttarci dentro tanto sudore, ecco, questa è la verità. E, quindi ha lavorato per esempio su testi di interventi parlamentari scritti, cioè ricavati proprio dai resoconti della Camera e del Senato, c'è per esempio un bellissimo libro, molti li ha fatti con un'editrice che si chiama Chaos col K, ma non è che sono dei libri caotici, sono dei buoni libri. Uno dedicato a Sciascia, deputato radicale, il grande scrittore Sciascia, del 2004, poi un altro dedicato, due ne dedicati a Marco Pannella, del 2007, nel 2004 in primo, 2007, poi c'è uno molto carino, perché lui ama anche fare queste incursioni, diciamo, nei segmenti meno visibili, ma più gustosi da un punto di vista anche di alcuni elementi capaci di raccontare fatti di costume, per esempio. E io non pago onorevoli che violano il codice della strada, fatto con Stampa Alternativa 2012, cioè deputato. Si vede combinare una sanzione e dici io sono deputato, quindi non pago. E poi ci racconterà magari come va a finire, se effettivamente lo fa, perché io ho pagato sempre, mi hanno fatto pagare tutto, ogni volta ho dovuto imbattermi in queste situazioni, perché magari uno impara e paga di meno. Poi c'è uno molto bello,
del 2013, il Parlamento inutile, uno stupidario di tutte le frasi celebri che andrebbero invece rimosse perché non sono delle cose bellissime da esibire al popolo. E poi ha fatto, diciamo, avendo avuto il privilegio di dirigere alcune collane alcune collane di case editrici, un libro dedicato ad Edoardo Sanguinetti, il poeta dell'avanguardia, fatto con Historica del 2018, con una del tutto immeritata prefazione mia, meritata nel senso immeritato l'onore di fargli la prefazione, perché era un bel lavoro. Pensate, è l'ultima intervista data dal grande poeta ad un giornalista, il grande poeta Sanguinetti. E poi un altro bel lavoro, L'incongrua memoria del 2020, fatta con Nuovo Palomar nel 2020, in un libro, un lavoro che parla delle commemorazioni fatte in Parlamento dai parlamentari, commemorazione di dittatori, cioè muore un dittatore e voi ascoltate dai parlamentari delle cose mirabolanti su questa persona, come se fosse morto San Francesco d'Assisi, no? E in realtà si trattava di una canaglia o qualcosa del genere. E lui ha messo in crisi praticamente gli autori, sia presenti, ancora viventi, sia passati e quindi non più viventi, di questi interventi un po' corrivi, un po' troppo, con la schiena piegata in avanti di parlamentari di tutte le razze e appartenenze politiche. Quindi, come vedete, si tratta di un intellettuale a tutto tondo, molto, molto aperto, molto curioso delle cose. Allora, fatta questa presentazione, io vorrei subito entrare in argomento. Allora, noi molto spesso, attraverso le cronache che fanno i giornali, le radio, le televisioni di quel luogo mitologico che è il Parlamento, il transatlantico, oppure transatlantico alla Camera, oppure quel piccolo transatlantico antistante la buvette del Senato, la sala Cavour, la famosa sala Cavour. Poi ti passo questo microfono. Sì, lo avvicini, li mettiamo vicini. Sì. E non possono stare vicini perché entra in conflitto con Radio Radicale, quindi teniamolo lontano. Vabbè, mi avvicino così. Sì. E magari cambiamo di posto. E dunque, dicevo, questa attività, ecco, l'attingimento dell'informazione dalla fonte direttamente, perché di fatto non è un lavoro di riscrittura di informazioni attinte dalle fonti che pure sono rappresentate dalle agenzie, no. Sei tu che intervisti direttamente il parlamentare e realizzi attraverso un confronto molto serrato, realizzi una visione dell'evento che si è verificato nel corso della giornata, no? Allora, innanzitutto, come scegli le tue vittime? Come viene fatta la scelta? Per esempio, oggi tu sei stato in Parlamento e mi dicevi che hai anche avvertito un sentiment circolante, no? Perché voi sapete, il Parlamento, fino a quando non si insedia quello nuovo, è ancora quello vecchio e ancora sta lavorando su testi che hanno la necessità di un'approvazione per poter andare avanti. Che c'era oggi? Beh, la comunicazione oggi, dovevano comunicare alcuni provvedimenti che dovevano essere incardinati in Parlamento. E quindi sì, il passaggio rituale, eccetera. E quindi hai incontrato un po' di parlamentari
che di fatto non saranno più immessi nella nuova diciannovesima legislatura. Allora, come hai scelto i tuoi interlocutori e come questo colloquio si svolge, colloquio dal quale poi tu trai attraverso le tue domande l'indirizzo generale della giornata. Allora, vogliamo cambiare di posto così non c'è contrasto? Ok, va bene, allora eccoci qua, proverò a rispondere a questa domanda, poi ci ricambiamo nuovamente di posto. Allora, non c'è un criterio prestabilito con il quale io scelgo gli interlocutori con i quali fare delle interviste, nel senso che la mattina il direttore mi scrive due righe oppure mi telefona per capire che cosa vorrebbe fare. Se non mi arriva la telefonata del direttore per qualche motivo, oppure non mi arrivano quelle due righe su WhatsApp del direttore, mi regolo io. La mia giornata si svolge tra la Camera dei Deputati e il Senato e comincia appena scendo dalla macchina per andare a piedi a Montecitorio, e tra l'altro se incontro, come mi è successo questa mattina, un giornalista famoso per strada, mi faccio due chiacchiere con lui e cerco di agganciarlo per un'intervista. Io lavoro su più fronti, nel senso che mi interessa sia l'attualità politica, ma anche i lavori parlamentari dell'aula, di quello che succede in aula, ma anche quello che succede nelle commissioni. Allora, il lavoro che noi svolgiamo è abbastanza complesso, nel senso che si tratta di leggere anche gli atti parlamentari, di manovrare bene l'archivio parlamentare, di capire che cosa succede nel palazzo, oppure se ci sono temi di cui non si discute con particolare interesse. Del resto poi ci sono delle notizie che arrivano direttamente dalle commissioni, e un altro dei lavori che io faccio è quello di leggere i resoconti parlamentari dei lavori delle commissioni, che vengono pubblicati il giorno dopo. Sono resoconti sommari, però da lì si riescono anche a trovare tanti spunti per fare delle interviste, e ci sono anche degli scontri che magari uno non potrebbe neanche immaginare, che restano sotto traccia. Un'altra fonte importante per svolgere il lavoro è anche quella degli atti di sindacato ispettivo, che noi troviamo negli allegati B dei resoconti dei bollettini delle commissioni, che sono una ricchissima fonte di documentazione. Ecco, scusami, siccome non siamo ancora arrivati, cioè alcuni che provengono da corsi precedenti, che cos'è un atto di sindacato ispettivo? Allora, gli atti di sindacato ispettivo sono le interrogazioni o le interpellanze, e ci sono anche le mozioni e le risoluzioni parlamentari che vengono fatte in commissioni, che poi sono oggetto anche di trattativa, se poi arrivano in aula è ancora un po' più complesso. In base agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo si può stabilire la sorte del governo, come è successo il 20 luglio per la fine del governo Draghi, dove risoluzione di una riga soltanto si chiedeva la fiducia al governo Draghi, fiducia che non è stata è stata accordata, ma con una maggioranza bassissima, e quindi ha costretto Draghi a dare le dimissioni. Si tratta senza dubbio di questioni importanti, soprattutto quando vengono trattate settimanalmente in commissione, dove ci sono dei question time per i quali il giorno dopo escono le risposte e tu ti leggi veramente che cosa fa il governo su questioni che sono di stretta attualità. Per quanto riguarda il transatlantico e le interviste che devo fare, è un lavoro abbastanza complesso, perché l'importanza di fare il lavoro che faccio io è quella di, anche se io lavoro per Radio Radicale, che è una radio che ha un indirizzo politico chiaro, non dare mai l'impressione che si lavora per una parte politica. Del resto io stesso, quando qualcuno mi chiede alla vigilia delle elezioni per chi voti, per chi fa il tifo
Io evito sempre di dirlo perché non mi piace di essere affibbiato come un giornalista di questo o di quel colore. Cioè io consiglio a tutti i giornalisti di evitare di farlo, anche se lavorano per una testata che è una testata di indirizzo. Quindi cerco di evitare comunque di apparire come troppo amico dell'uno o dell'altro e insomma cerco di essere equidistante con tutti. Ho visto che questa cosa poi alla fine paga, perché tu in qualche modo ti guadagni anche la fiducia delle persone, perché molto spesso i parlamentari hanno il terrore di parlare con i giornalisti perché temono che qualcuno in qualche caso possa registrare le cose che dicono e utilizzarle impropriamente. Tra l'altro qualche anno fa ci fu un caso alla buvette della Camera dei Deputati dove alcuni deputati avevano fatto degli apprezzamenti su un leader politico che era Gianfranco Fini, te lo ricorderai? E il giorno dopo quegli apprezzamenti finirono su tutti i quotidiani. Allora, il lavoro, io non faccio questo tipo di lavoro perché preferisco avere la dichiarazione spontanea del politico e del parlamentare. E mi è capitato spesso di trovarmi in delle situazioni particolarmente imbarazzanti, perché io spesso facevo compagnia a un giornalista molto famoso che è Augusto Minzolini, che è il direttore del giornale. Allora andavo con lui e vedevo che lui mi portava sempre dietro con lui. A un giorno, insomma, siamo capitati davanti a un parlamentare del Movimento 5 Stelle e lui provocatoriamente gli fece una domanda: hai visto Conte che figuraccia ha fatto? Allora lui gli ha detto: eh sì, certo, ha fatto una figuraccia. E il giorno dopo è apparso un titolo su 7 colonne: il deputato del Movimento 5 Stelle sconfessa. E io praticamente ero stato chiamato dallo stesso Minzolini a fare da testimone. E quindi da quel momento in poi, ho cercato di evitarlo, perché praticamente ogni volta che andavamo a pranzo insieme, io notavo che nei tavoli dove stavamo noi intorno non si sedeva nessuno. Sì, certo. Perché lui, almeno una volta mi è capitata una cosa, noi ci siamo messi a mangiare su un tavolo, ho visto un autorevole ex alta carica dello Stato che avevamo nel tavolo davanti, che ha preso sersate e se n'è andato dall'altra parte della sala. Quindi, permettimi, perché mi hai fatto venire in mente una cosa, Jacopo mi ha dato, tienilo lontano quello, entra in conflitto con tutti, è litigioso. La cosa che hai detto mi ha fatto venire in mente, spegnilo un attimo, ecco, mi ha fatto venire in mente una domanda che ti vorrei fare. A parte Augusto Minzolini, una volta mi è costato il non ingresso nella lista bloccata, perché Augusto, simpatico, molto... per chi non mi conosce, io sono stato parlamentare diverse volte. In un certo periodo, quando si passò dal sistema proporzionale al sistema a trazione maggioritaria, c'era anche la modalità di composizione delle liste, per cui due terzi veniva fatta con il maggioritario e un terzo veniva fatto col proporzionale. Naturalmente il terzo proporzionale era quello più ambito, perché era la lista bloccata, era chi entrava, poi insomma più o meno si sistemava, andava tutto bene per andare alla ciccia. Allora ricordo che un giorno in transatlantico stavo commentando con un mio collega parlamentare la circostanza che aveva visto la prima applicazione, stavamo parlando nei primi anni 90, la prima applicazione del sistema a doppio turno per le elezioni comunali. Allora, io stavo commentando con questo mio amico e dissi, lui mi domandava come è andato in Puglia, e io dissi, ma guarda, in Puglia è andato, insomma, non eccessivamente male, io ero esponente della Democrazia Cristiana, insomma, vicino alle posizioni di Moro e poi di Martinazzoli, eccetera. Però dico, è successa una cosa strana: a Martina Franca sono andati a votare per il primo turno e il nostro candidato ha preso il 49,7%, poi
la cosa sembrava ormai una vittoria fatta, la domenica successiva è venuto Mino Martinazzoli a ringraziare e a incitare, perché mancava ancora lo 0,3 per vincere, no? Per il turno di ballottaggio, siamo andati a ballottaggio, noi siamo rimasti a 49 e hanno vinto gli altri. Allora passa Mizzolini, che aveva orecchiato tutto, dice: ma allora è Martinazzoli che porta la sfiga, dice. E io dico: vuoi vedere? Il giorno dopo me lo sono trovato sulla stampa di Torino, Pino Pisicchio. Martinazzoli porta sfiga, poveraccio, è una persona a cui ho voluto un gran bene, e naturalmente non è che mi abbia guardato con grande simpatia, era il segretario del mio partito, quindi è stata una tragedia nei rapporti con quest'uomo. Domanda: i rapporti con i parlamentari, dopo un tempo piuttosto anche lungo, insomma 5 anni di legislatura, uno deve essere proprio un animale, un cattivissimo, per non stabilire un rapporto amicale, no? Empatico con le persone. E siccome insomma io conosco bene Lanfranco è una persona seria, molto professionale, però ha anche una disponibilità umana molto interessante. Ecco, come vanno questi rapporti? Cioè, la dimensione amicale in qualche maniera contamina anche quella della tua attività di giornalista? Diciamo di no, nel senso che io cerco di fare il lavoro diciamo cercando di alienare da me qualsiasi sentimento di amicizia, di disprezzo. Allora, come voi sapete, ci sono stati del non forte scontro con il Movimento 5 Stelle, perché non volevano più sostenere Radio Radicale per il lavoro che svolgevamo. Quindi io a un certo punto mi sono trovato proprio in mezzo al fuoco di questi parlamentari che volevano togliere il finanziamento a Radio Radicale. È stata una battaglia durissima, però diciamo io non mi sono mai lasciato condizionare nel rapporto amico-nemico, nel senso che quando c'era da fare un'intervista per cercare di capire qualche cosa, non mi sono mai tirato indietro, dal mio punto di vista era assurdo evitare di intervistare qualche esponente del Movimento 5 Stelle soltanto per questa questione. Anzi, devo dire, ci stavo molto, molto più attento, e devo dire che poi questa strategia in qualche modo ha pagato, perché poi alla fine mi sono reso conto che molti avevano capito che questa battaglia contro Radio Radicale era un errore. L'ho fatto anche con persone che magari non hanno dimostrato una certa amicizia nei miei confronti, ma dipende, l'approccio deve essere sempre un approccio. Io insomma, quando provo a fare delle interviste con dei parlamentari, cerco di essere sempre molto amichevole, nel senso che inizia tutto nel fare due chiacchiere e poi io gli propongo di fare un'intervista. Una delle cose che Radio Radicale fa, e che non fa nessuno, nemmeno la RAI, è quello di fare le dirette dal transatlantico, cioè quando succede qualche cosa, viene a mancare il numero legale su un provvedimento, il governo cade su un emendamento importante o sospendono la seduta perché c'è uno scontro, oppure c'è il voto su un'autorizzazione a procedere e quindi un deputato rischia di finire in galera, il direttore mi chiama all'ultimo momento e mi chiede di fare una diretta dal transatlantico, ovvero con il cellulare andare in giro a fare delle domande ai parlamentari, che è una cosa difficile, che poi non fa nessuno, cioè la RAI per esempio, il GR Parlamento, queste cose non l'ha mai fatte, nel senso capire che cosa succede in quel determinato momento nell'animo dei parlamentari colti dall'emozione dello scontro politico.
Quella è una cosa molto importante di cui noi rivendichiamo l'esclusiva, cioè andare in mezzo ai parlamentari al termine di un dibattito politico e chiedergli che cosa pensano e che cosa è successo e anche chiedergli come hanno votato. Non è semplice, io sono riuscito anche a tenere delle dirette di un'ora, un'ora e mezza, una volta anche due ore, anche quando per esempio c'è stata la caduta del governo Draghi al Senato. Ed è divertente perché tu vai a disturbare un parlamentare mentre sta chiacchierando con qualcuno animatamente e gli dici: guardi, siamo in diretta, se lei vuole dire qualche cosa, c'è qualcuno anche che ti manda a quel paese, oppure non vuole rispondere, tu ti devi ritirare e nel frattempo, mentre cerchi un'altra persona, devi cercare di riempire il tempo. È una cosa molto, molto complessa. Il privilegio che io ho lavorando a Radio Radicale è quello di fare un'informazione che comincia dove gli altri mezzi di informazione non danno le notizie. Io, scherzando con i giornalisti della stampa parlamentare, noto che ci sono decine di giornalisti della RAI che stanno dalla mattina fino alla sera, insomma, fanno una battuta di 30 secondi e la loro giornata finisce lì, prendono anche un minuto da un parlamentare, però non entrano nel merito delle questioni, cioè vanno a chiedere ai parlamentari di quell'emendamento, di quella cosa che sta in commissione, ma spesso evitano di entrare nello scontro. Noi abbiamo forse il privilegio di poter far vedere la politica in un modo diverso da come i media ufficiali vogliono raccontarla, ed è questo stato il nostro punto di forza. Tra l'altro, noi Radio Radicale non trasmette musica leggera per una scelta, secondo me, di serietà. Che una volta, per esempio, a me è capitato di sentire mentre andavo al lavoro GR Parlamento, che stava per mandare una seduta della Camera e pochi secondi prima c'era una canzone di Lucio Battisti. Cioè, non so, io trovo che questa cosa stona molto con... Io ci avrei messo un po' di Rolling Stones, così diventava una cosa... Vabbè, dipende dal... oppure Enzo Iannacci. Ma comunque, non so, io trovo che questo sia un modo, non so, poco rispettoso di trattare, di avere a che fare con le istituzioni. Ecco, vorrei proprio partire da questa considerazione che tu hai fatto adesso, cioè il rapporto tra informazione e istituzioni. C'è un discrimine molto importante che talvolta noi tendiamo a non considerare, che è quello che divide la comunicazione, l'informazione politica, quindi l'informazione che correttamente riporta, utilizzando le fonti originali, le notizie che è giusto che la pubblica opinione abbia a disposizione per poter poi effettuare la scelta democratica che viene ad essere esercitata per il rinnovo della rappresentanza, naturalmente parlamentare, e la comunicazione politica, che è oggetto di alcuni approfondimenti da parte dei nostri validi ricercatori, che riguarda invece come dire, una forma di edulcorazione di ciò che viene messo a disposizione del pubblico, originata da una, diciamo, dimensione quasi manipolativa dell'informazione. E naturalmente c'è una terza dimensione, che è quella della comunicazione istituzionale, che se dovesse contaminarsi della comunicazione politica creerebbe il cortocircuito, che naturalmente parla un linguaggio del tutto diverso da quello della democrazia. Allora, per essere chiaro, la comunicazione istituzionale è quella che fa il ministero, no? Il ministro, in quanto persona che esercita
pro tempore la funzione di responsabile di vertice massimo di un dicastero del governo. E naturalmente il ministro, quando è uomo politico, può dire quel che gli pare, fa la comunicazione politica. Quando è ministro e parla di ciò che è stato oggetto dell'intervento del ministero, deve fare comunicazione istituzionale. E non è che si può mettere a raccontare balle, insomma, deve dire le cose come stanno. Allora, comunicazione politica, comunicazione istituzionale, comunicazione, informazione politica, sono dimensioni che vedono al centro un personaggio come Lanfranco Palazzolo. Io so come tu ti comporti e so come riesci a tenere ben netta la demarcazione, ma non ti pare che in questo momento invece nel nostro paese ci sia un po' di confusione tra i soggetti che animano la scena pubblica? Alla fine non è che abbiano una grande nettezza sulle distinzioni che devono invece caratterizzare colui il quale fa il mediatore tra la fonte e il fruitore? Allora io ritengo che in questi ultimi 5 anni ci sia stata una commistione negativa tra informazione istituzionale e comunicazione politica. Allora, io ritengo che durante il governo Conte, i due governi Conte si siano un po' mischiate le cose, si siano mischiate anche negativamente. E in questo credo anche sia colpa di chi si trovava vicino al Presidente del Consiglio. Io all'inizio della scorsa legislatura... Quello del Grande Fratello lì. Sì, diciamo, all'inizio della scorsa legislatura, quando si trattò di fare la prima legge di bilancio, mi avvicinò una giornalista e mi fece sentire un messaggio WhatsApp di questo responsabile della comunicazione del Presidente del Consiglio, che parlava del reddito di cittadinanza e in quel momento c'erano dei problemi, si pensava che i tecnici del Ministero, spalleggiati da qualche forza politica, forse potevano il Ministro dell'Economia, ecco, potesse bloccare questa cosa. Allora mi girarono un file MP3 dicendo questo qui lo potresti diffondere. Io lo ascoltai e il messaggio era questo: se cercheranno di bloccare il reddito di cittadinanza, noi faremo una guerra senza quartiere a tutti quelli che... Allora io presi questa cosa e la cancellai immediatamente, perché ritenevo che non fosse giusto diffondere un messaggio privato. Il giorno dopo poi me lo sono ritrovato su tutti i giornali ed era stato diffuso da qualcun altro, perché io avevo capito che la persona che aveva fatto quel messaggio voleva che in qualche modo qualcuno lo diffondesse per far sapere quali erano le intenzioni del governo, l'atteggiamento del governo su questa questione. C'era anche un'altra cosa interessante, che durante il periodo del lockdown ci fu una diretta Facebook che il Presidente del Consiglio fece al di fuori dei canali istituzionali della Presidenza del Consiglio, e fu oggetto di una polemica perché, annunciando dei provvedimenti, il Presidente del Consiglio attaccò due leader politici, Salvini e la Meloni, e li attaccò molto duramente. Il giorno dopo ci fu uno scontro molto forte per come si era comportato il Presidente del Consiglio. Allora, questi sono, diciamo, io quando, oppure per esempio quando stava per cadere il governo Conte, noi assistemmo a una cosa, il secondo governo Conte, assistemmo a una scena diciamo paradossale. Il Presidente del Consiglio voleva fare una conferenza stampa, però non voleva utilizzare
la sede della Presidenza del Consiglio per fare questa conferenza stampa per spiegare che lui non voleva mettere i bastoni tra le ruote al Presidente del Consiglio che avrebbe ottenuto l'incarico, in questo caso Draghi. Al che ci chiamarono tutti i giornalisti parlamentari a Piazza Colonna dicendo che Conte avrebbe fatto una dichiarazione. A un certo punto sono usciti due dipendenti di Palazzo Chigi, hanno portato un tavolino in mezzo alla piazza e hanno collegato con dei fili, i microfoni con dei fili, e Conte è uscito fuori, ha fatto una dichiarazione diciamo fuori dalla Presidenza del Consiglio, dove diceva che lui non voleva ostacolare il governo Draghi. A me una cosa del genere non era mai capitata, né mi era capitato, diciamo, di vedere anche un po' come alcune alte cariche dello Stato intendevano svolgere il loro ruolo istituzionale. Diciamo, dal momento della presidenza di Gianfranco Fini c'è stata una rottura, una cesura, secondo me, che ha un po' danneggiato le istituzioni, perché vedere la terza carica dello Stato, che fonda un partito politico e va a litigare con il leader del suo partito politico, è stata un vulnus molto, molto forte, che poi in qualche modo ha messo anche in difficoltà l'istituzione. Quindi trovo che questo sia stato veramente negativo. Allora, in questi ultimi anni diciamo, ha prevalso un po' la tendenza a utilizzare la carica di Presidente del Consiglio e anche quella di Presidente di un'istituzione per fare un po' di propaganda. Questo è stato negativo. Io credo che, io mi auguro che adesso con la nuova legislatura si ritorni un po' più a un sistema più sobrio di comunicazione istituzionale, che non si confonda con la propaganda politica. Sì, mi verrebbe da farti una domanda, naturalmente io non sto facendo le domande, ma le domande potete fare pure voi, noi ascoltiamo e siamo in attesa delle vostre domande. Sto facendo, come si dice nel gergo calcistico, sto facendo melina in attesa che vengano anche da voi. E mi verrebbe da farti una domanda, e dal punto di vista del giornalista parlamentare, come è cambiato il ceto parlamentare passando da una all'altra Repubblica? Ma è meglio che non te la faccio, perché sennò ti faccio compromettere con dichiarazioni. No, me la puoi fare. E allora te l'ho fatta. Allora, dunque, io ho cominciato a fare il giornalista parlamentare dal 1995 in poi. Devo dire che io ho notato il cambiamento dello stile della classe politica dal 2006, dalle elezioni del 2006 in poi, perché scusami, per capirci, dal 2006 in poi si è applicata una legge elettorale definita il Porcellum, che prevede le liste bloccate, totalmente bloccate, cioè il cittadino non può più scegliere in nessun modo, quindi sono scelti direttamente dai capi. Scusami. No. Quindi, con la possibilità di fare eleggere delle persone che sceglievano i segretari o i leader dei partiti politici, noi abbiamo visto che funzionari di partito, ex portaborse e anche personaggi improbabili venivano candidati. Poi è successo anche che abbiamo visto arrivare il Movimento 5 Stelle, e lì è stato veramente un momento particolarmente difficile per noi, perché in un primo tempo loro non parlavano con la stampa, cioè c'era proprio la raccomandazione interna
al Movimento 5 Stelle di non parlare con la stampa, di non concedere interviste e la stampa era vista come il fumo negli occhi. Io ricordo nel 2013 quando arrivarono questo enorme gruppo parlamentare che aveva ottenuto il 22 e il 23% con la sorpresa di tutti, che scendevano in gruppi da 20, da 30 persone insieme per farsi forza e per non farsi prendere. Io capitai in un ascensore, mi ricordo, al Senato con una senatrice neoeletta e disse: salve, io sono un giornalista, io vidi il terrore negli occhi. Ma di retro Satana. Ma sì, erano totalmente. Poi ci fu una scena abbastanza divertente perché loro scesero un pomeriggio in 6-7 perché dovevano mangiare. Allora scesero in buvette e ordinarono una serie di panini, di bibite e andarono in transatlantico e apparecchiarono, diciamo, i tavolini del transatlantico e fecero il picnic transatlantico e mangiavano bibite e cominciavano. A un certo punto sono arrivati due commessi e hanno detto: guardate che questa qui non è una mensa, questo è il transatlantico di Montecitorio, non vi potete mettere a mangiare. Oppure, per esempio, una volta mi è capitato, io stavo vicino, allora non dico il nome, stavo vicino a un questore della Camera. I questori sono delle figure molto importanti perché si devono occupare di come viene gestita la Camera, devono scrivere il bilancio, insomma si occupano anche delle questioni di ordine interno. Anche di ordine pubblico. Anche di ordine pubblico. Interno. E a un certo punto stavamo insieme e c'era una parlamentare del Movimento 5 Stelle che si era messa seduta con il sedere per terra col cellulare e zippettava. Ho detto: guarda, senti, gli ho fatto così con la mano, gli ho detto: guarda, forse non è tanto bello che per il transatlantico succeda questa cosa qua. Allora, siccome era un partito di maggioranza, un partito importante, pure questa parlamentare era abbastanza importante, allora lui mi ha guardato, mi ha detto: sai che ti dico, hai ragione, ha preso e se n'è andato via, non gli ha detto niente a questa parlamentare. Quindi noi, diciamo, ne abbiamo viste un po' di tutti i colori e abbiamo visto dei personaggi improbabili. Altra cosa è che è diventato spesso sempre più difficile fare delle interviste a un certo tipo di parlamentari, nel senso che noi la sera vediamo nei grandi talk show dei personaggi politici che si fanno intervistare, che vengono mandati dagli uffici stampa. A me è successo che tante volte che dei parlamentari interrompessero l'intervista e mi dicessero mi hanno girato le spalle e se ne sono andati via. Per esempio, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, io intervistai una senatrice del Movimento 5 Stelle e c'erano state delle polemiche perché era stata candidata alla Presidenza della Repubblica una donna che, insomma, che ha lavorato al Ministero degli Esteri, che poi è stata ai vertici dei servizi segreti, e poi qualche giorno dopo Di Maio l'aveva incontrata. Allora io gli ho chiesto a questa parlamentare che cosa pensava del fatto che Di Maio avesse incontrato questa persona. Allora questa si è girata di spalle, se n'è andata via, non mi ha detto assolutamente niente, poi mi hanno chiamato quelli dell'ufficio stampa per dirmi che l'intervista non doveva andare. Naturalmente io non l'ho mandata, non l'avrei neanche mandata l'intervista, perché se un parlamentare me la interrompe improvvisamente, poi mi è capitato anche, diciamo, di discutere con qualcuno per delle interviste che avevo fatto, che non avevano gradito delle interviste, ma su questo, guarda, preferirei proprio... Prego, non so, c'era qualcuno che... Prego, prego. Sì. Prego. Lei prima spiegava che la RAI non è solo effettuare dirette transatlantiche. Dal transatlantico? Sì, scusi. No, no. Allora le chiedo, secondo lei qual è il motivo? Cioè, perché la RAI è solita? Allora, dunque, fino al, a metà, alla seconda metà degli anni 70, l'informazione istituzionale era difficile fare informazione istituzionale. Le dirette televisive dalla Camera o dal Senato avvenivano soltanto per delle cerimonie solenni, come per esempio l'insediamento del Presidente della Repubblica. Recentemente, tra l'altro, ho trovato una,
una seduta molto bella sui 100 anni dell'Unità d'Italia, dove interveniva Gronchi. Però i dibattiti dove c'era un grosso scontro politico non venivano mandati in onda. Tant'è vero che nel 2020 io feci un servizio, perché si era parlato tanto dell'anniversario della nascita del governo Tambroni, che era un uomo democristiano di sinistra che divenne presidente del Consiglio. Allora avevo fatto una ricerca su YouTube e avevo notato che non c'era assolutamente niente in televisione, né un'immagine di quest'uomo, né una riga, nel senso che poi noi immaginavamo di quest'uomo il ritratto di una persona terribile, quasi come un simbolo del male. Allora io ho fatto una ricerca, ho chiesto alle teche parlamentari se potevano darmi quello che stava negli archivi parlamentari di questo dibattito, e sono riuscito a tirare fuori un servizio di 10 minuti, dove tra l'altro io ho avuto l'impressione che quest'uomo fosse un politico bravo e che si fosse trovato in una situazione più grande di lui. L'avvento di Radio Radicale è stato molto importante, perché nessuno aveva in mente nel 1976, quando noi siamo nati, di fare un canale parlamentare, di dire quello che succedeva alla Camera. Cioè nessuno sapeva che la maggior parte dei provvedimenti che venivano votati negli anni 70, e questo me lo puoi insegnare tu, veniva votato con la complicità del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana. E questo non lo sapeva nessuno, perché loro andavano nelle piazze. Non so se c'è questo film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che è molto bello, dove loro sono i due onorevoli. Io ve lo consiglio di vedere, perché racconta molto bene la dimensione politica di quegli anni, dove loro... Scusa, tu dici Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, qua abbiamo 9 generazioni dopo, cioè, insomma erano due comici siciliani che negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70 in modo particolare, producevano una ventina di film all'anno, comici, venivano direttamente dalla commedia dell'arte, diciamo così, erano personaggi straordinariamente istintuali, avevano un soggetto e neanche la sceneggiatura, però erano molto bravi davvero. Prego. No, il film è bellissimo, perché insomma si vede loro che si sfidano nelle piazze, c'è la scena finale che è abbastanza divertente, che loro si invertono i foglietti del discorso e uno fa un discorso che alla fine inneggia, quello della Democrazia Cristiana fa un discorso che inneggia alla fine al Partito Comunista, e quello del PC inneggia la Democrazia Cristiana. Loro litigano durante tutto il film, poi alla fine arrivano a Montecitorio e diventano amici. E il finale del film è che loro si danno pacche sulle spalle. Allora, l'opinione pubblica queste cose non le sapeva, e il fatto di raccontare quello che succedeva era veramente una rivoluzione. Tra l'altro, quando c'erano le commissioni d'inchiesta, non si sapeva che cosa si diceva nelle commissioni d'inchiesta. Per esempio, all'inizio degli anni 80 ci fu la commissione Moro, che nacque tra mille ambiguità, e nessuno riusciva a capire che cosa si erano detti i parlamentari di maggioranza e di opposizione dentro la commissione, e uscivano fuori le versioni più disparate di quello che accadeva. La presenza di Radio Radicale, il pressing di Radio Radicale, ha indotto in qualche modo le istituzioni a raccontare quello che succedeva all'interno delle commissioni parlamentari, al punto che dalla commissione P2 in poi hanno cominciato a diffondere l'audio di quello che si diceva, e l'opinione pubblica poteva imparare a conoscere queste cose. Ma questo non è avvenuto perché diciamo è stato spinto dalla RAI, dall'informazione istituzionale. La RAI certe cose le ha spesso nascoste, le ha occultate, non le ha rese visibili. La RAI le ha raccontate quando non poteva fare a meno di non farlo, e noi in qualche modo gli abbiamo dato una grossa spinta.
Il fatto stesso di, diciamo, di pubblicare tutte le sedute delle commissioni, anche quelle bicamerali della commissione antimafia, è una cosa importantissima. Noi per esempio nel nostro archivio abbiamo degli interventi che altrimenti sarebbero spariti e che non ha conservato nessuno, ma abbiamo cominciato a farlo noi, cioè non ha cominciato a farlo il servizio pubblico, perché forse per loro era più importante far vedere, non so, Raffaella Carrà che contava i fagioli, oppure Enrica Buonaccorti che faceva il cruciverbone, piuttosto che raccontare come veniva approvata una legge di bilancio, o come aumentava il debito pubblico, o che tipo di compromesso c'era tra questo partito e quell'altro partito, o come veniva votato un provvedimento che poi sarebbe finito tra il capo e il collo dei cittadini. Quindi, diciamo, dove la RAI è gestita dalla politica e la politica non sempre vuole, soprattutto se è una politica legata alla maggioranza presente, non vuole che si raccontino i propri limiti. Ci sono altre domande? Sì, prego. Ne ho due, arriva telegrafica. La prima è: secondo lei che cambiamento portò Marco Pannella alla pubblicazione pubblicitaria e perché dopo la sua scomparsa non sembra esserci nessuno che abbia raccolto il testimone di quel tipo di comunicazione, ma anche di quel tipo di figura, no? Di provocazione, no? Questa è la prima. La seconda è: da quando i partiti hanno perso forma, la politica si è personalizzata, quindi, paradossalmente, nei leader di partito, quindi cesarismo, favorendo una polarizzazione della comunicazione ma anche dell'informazione. In che modo questa polarizzazione è stata, diciamo, aiutata dall'ingresso del Movimento 5 Stelle e quindi delle piattaforme elettroniche, digitali? In che modo questo ha aiutato ad oggi la disinformazione anche all'interno delle campagne elettorali e della propaganda? Allora, per quanto riguarda Pannella, allora c'è da dire questo, che Pannella ha cominciato a fare politica, credo, nel 48-49, quando era all'università. Allora, lui per riuscire ad entrare in Parlamento, perché quello era un... anche il sistema politico della Prima Repubblica era un sistema bloccato. Adesso non so quante liste diverse dai partiti tradizionali sono riuscite a entrare in Parlamento. Credo forse Olivetti, al di fuori dei grandi, il Partito della Campana, era riuscito a entrare in Parlamento. Fino al 1976 c'è stata una condizione di blocco totale, quindi l'apprendistato di Pannella è stato molto, molto lungo. Lui ha sacrificato, credo, tutto alla politica, diciamo, la sua vita privata, le sue relazioni personali erano legate alla politica, cioè lui amava, viveva con i compagni di lotta politica. Lui è stato un esempio per la politica, perché è stato il primo a dimostrare che per, diciamo, riuscire ad entrare in quel sistema bisognava rischiare di persona. Tra l'altro, lui per riuscire a ottenere, credo nel 74, dopo il referendum sul divorzio, uno spazio televisivo, dovette fare uno sciopero della fame e della sete, credo di una cinquantina di giorni. Cioè lui arrivò in televisione, credo, in una forma scheletrica, e riuscì anche a incontrare, credo, il Presidente della Repubblica, Leone. E lui è riuscito a fare una cosa che era impensabile per la Prima Repubblica, a far riuscire a entrare un partito che non faceva parte dell'arco costituzionale, che non era una forza costituente, e a determinare delle scelte importanti, perché lui aveva capito in un momento cruciale della vita politica italiana
che non c'era una dinamica democratica in Parlamento tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, e lui forse anche insieme a Craxi, che aveva capito questo gioco, lo voleva rompere, ha cercato di romperlo sia durante il periodo del rapimento Moro che durante l'ambigua gestione del rapimento del giudice D'Urso. Non esiste più un politico che abbia potuto raccogliere il testimone di Pannella, perché io credo che ogni leader politico è diverso dagli altri e è difficile trovare un erede che possa fare quello che fa Pannella con il suo sciopero della fame, il digiuno. Non so, voi ricorderete, ci fu anche un'iniziativa dove lui beve anche la sua urina per attirare l'attenzione dei mezzi di informazione. Quindi, scusami se mi inserisco, la cosa che rendeva la reputazione di Marco Pannella particolarmente forte e rafforzava la sua credibilità era quella, perché magari qualcun altro pure si è sottoposto allo sciopero della fame nell'area dell'esperienza prodotta da lui, sulla scia prodotta da lui, ma era il fatto che Marco Pannella nel corso della sua lunghissima vita politica non ha mai avuto incarichi fuori che quelli elettivi, cui lo chiamava il popolo che andava a votare. Invece altri, pure della stessa, non faccio nomi né cognomi, ma pure della stessa area, si sono trovati ad esercitare ruoli di governo, ruoli di rappresentanza istituzionale nell'Unione Europea, ruoli di grandissimo prestigio di governo. Non sto facendo una critica per il fatto che questo sia avvenuto, ma sia sul fronte sinistro sia sul fronte destro, cioè senza stare tanto a vedere in quale area, cosa che Marco Pannella non ha mai perseguito. Cioè Marco Pannella era credibile perché aveva, come dicevi tu prima, pagava tutto in prima persona senza portare a casa risultati personali. Ecco, questo è un dato su cui credo che le giovani generazioni dovrebbero riflettere. Poi certo non entro nel merito di quel che sottolineavi prima con riferimento ad un sistema chiuso, i grandi partiti di massa si portavano a casa tutti i voti, c'è poco da fare. Tra DC e PC avevano il 70-75% dei consensi e il resto era tutto marginale, ma non c'era la gente che costringeva questo popolo a votare in una direzione piuttosto che nell'altra. Il popolo andava e votava. Era una fase politica caratterizzata da una partecipazione di massa anche ai partiti, c'era una militanza che metteva complessivamente in movimento 4 milioni e mezzo di italiani su 45 milioni di votanti, quindi 10% della popolazione era iscritta ai partiti. Stiamo parlando di un mondo che non esiste più. Scusami se ti ho interrotto. No, assolutamente. Un'altra cosa rivoluzionaria che ha fatto Pannella è stata quella di utilizzare bene i regolamenti parlamentari costrinse la Camera dei Deputati a fare una riforma dei regolamenti parlamentari, perché lui riuscì a bloccare tanti provvedimenti. Tra l'altro all'inizio degli anni '80 venne fatto un aggiornamento sulla legge sul finanziamento pubblico ai partiti e i radicali fecero una performance. Non so se guardate, c'è una seduta del febbraio del 1981 che è di 1200 pagine circa, perché è iniziata il 23 febbraio, è stata aggiornata poi per altre 3 settimane. E quindi c'erano dei parlamentari che facevano degli interventi, e questo lo consentiva il regolamento, che era un regolamento che si erano studiati la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista per mettersi d'accordo. Si potevano fare anche interventi di 24 ore,
Tant'è vero che qualcuno si portava il pappagallo per fare la pipì mentre faceva l'intervento parlamentare. Allora non c'erano i teleobiettivi. Non c'erano i teleobiettivi, che si potevano le macchine fotografiche, quindi si potevano fare un sacco di cose. E quindi poi tra l'altro non si sapeva neanche quello che succedeva dentro l'auto. Tra l'altro una volta gli sputarono anche in faccia Pannella, credo lo fece Pajetta, quando ci fu il voto su Giovanni Negri, sull'autorizzazione a procedere, che quindi era tutta un'altra realtà, quindi non credo che di Pannella ce ne sarà un altro personaggio che vagamente all'inizio mi poteva sembrare poteva essere Di Battista con le dovute proporzioni. Ma lui non... Una cosa che mi ricordo di Pannella è che lui è stato, penso, il primo politico che ha fatto outing. Lo fece in un'intervista su Playboy, e quando poi questa è diventata una moda, lui prendeva in giro tutti quelli che facevano outing perché le considerava, cioè li ridicolizzava, dicendo che questa è diventata una moda e non aveva più senso farlo. Questa era una cosa che mi è rimasta molto, molto impressa. Allora, per quanto riguarda i leader, allora, il Movimento 5 Stelle si è strutturato come un movimento orizzontale, dove quando ci sono state le elezioni politiche del 2013, cioè non si capiva chi era il capo, nel senso che loro addirittura all'inizio della 17ª legislatura erano convinti che il Parlamento poteva lavorare senza un nuovo governo. Cioè loro potevano fare i lavori parlamentari con il governo dimissionario, che era il governo Monti, e la legislatura poteva iniziare anche se ci fosse stata una difficoltà per formare il governo. Poi loro hanno inventato un direttorio per non trovare un capo, però il sistema che loro hanno studiato è quello dei due mandati, per il ricambio della classe politica che proprio mentre si sta formando realmente viene mandata a casa. Io adesso non so come verrà gestita da Conte questa leadership, perché loro solo con Conte adesso sono riusciti ad avere con molte resistenze di Grillo un autentico leader che ha subito una scissione, ha affrontato le elezioni politiche in maniera molto intelligente. Questo è un secondo tempo della vita del Movimento 5 Stelle, che dobbiamo vedere, con tante contraddizioni, perché Giuseppe Conte è stato Presidente del Consiglio due volte. Allora, che cosa possiamo dire? Che si può essere parlamentari per due mandati, mentre si può essere Presidenti del Consiglio per più mandati? Che differenza c'è tra questo e quello? Un'altra cosa che io ho trovato barbara è stata quella di chiedere i soldi, la restituzione dei soldi dello stipendio dei parlamentari. Io ritengo che è giusto che un parlamentare possa dare dei soldi al proprio partito, ma che non debba privarsi del suo stipendio, perché io sono sempre stato convinto che un parlamentare e anche un funzionario della Camera debbano essere pagati bene, perché questo garantisce sia l'indipendenza del deputato che l'indipendenza dell'istituzione. Non a caso noi abbiamo dei funzionari della Camera e del Senato che sono veramente il fiore all'occhiello dello Stato, che si contendono tutti i ministeri, perché sono persone che hanno affrontato una selezione durissima e sono molto preparate. Noi questo tesoro abbiamo il dovere di salvaguardarlo. Sì, è molto vero quello che diceva adesso con riferimento alla burocrazia parlamentare, che diceva adesso Lanfranco. Assolutamente giusto. Proprio oggi parlavamo a lezione della funzione dell'indennità parlamentare e della sua derivazione da una lunga storia
di conflitti tra di conflitti di potere per affermare l'importanza, la centralità del Parlamento anche di fronte al re, di fronte agli altri poteri che questo non lo gradivano. Sempre in attesa di questioni. Prego, prego. Allora, le interrogazioni parlamentari vengono, allora ci sono tre momenti in cui vengono essenziali, in cui vengono, no, quattro. Allora, ci sono c'è il mercoledì, il question time, che è un momento molto atteso, dove i ministri rispondono alle interrogazioni che presentano i deputati e i senatori, avvengono in tempi diversi, credo alla Camera il mercoledì, al Senato è il giovedì. L'appuntamento viene seguito con una diretta televisiva della RAI, noi stesso lo seguiamo ed è interessante perché poi questo rappresenta uno dei pochi momenti di luce dei parlamentari che possono fare interrogazioni a risposta immediata. Rispetto per esempio alla Camera dei Comuni non interviene il Presidente del Consiglio, ma intervengono i singoli ministri. All'epoca del governo Berlusconi, ricorderai, c'era stata una polemica perché Berlusconi non era mai venuto al question time, quindi non c'è un obbligo per il Presidente del Consiglio. Mentre alla Camera dei Comuni, diciamo, il leader dell'opposizione e il Presidente del Consiglio sono di fronte al punto che potrebbero lanciarsi uno schiaffo l'uno con l'altro ed è molto interessante. Io tra l'altro vi consiglio di andare su UK Parliament, che è il canale YouTube della Camera dei Comuni, dove potete vedere tutte le settimane questa cosa. Il secondo momento è il venerdì mattina, quando ci sono le interpellanze urgenti che riguardano gli aspetti della politica del governo, che inizia alle ore 9.30 e finisce intorno a mezzogiorno. Ci sono dei giorni in cui è finito anche all'1.30, oppure insomma dipende dalle esigenze dei lavori parlamentari. Altro, e questi sono anche molto interessanti, e io vi consiglio di andarli a vedere sul bollettino delle commissioni parlamentari, sono i question time nelle commissioni competenti, quella commissione cultura, la commissione finanze. E questi sono molto interessanti perché poi il giorno dopo li trovate nel bollettino delle commissioni parlamentari, quindi lo potete trovare tranquillamente nel sito della Camera dei Deputati, dove c'è la risposta che il sottosegretario, di solito ci vanno i sottosegretari, il sottosegretario legge e quindi è utile perché voi avete anche un documento scritto. Poi ci sono le interrogazioni e le interpellanze a risposta scritta, che arrivano periodicamente dopo un mese, due mesi, con un fascicolo a parte. È anche molto divertente perché spesso io mi faccio dare questo fascicolo e vado dai parlamentari e gli dico: guardi, lei ha fatto due mesi fa, è arrivata la risposta, le volevo chiedere che cosa ne pensa. Nel frattempo però il parlamentare si è dimenticato di aver fatto quell'interrogazione, ha detto: ma l'ho fatta io? Ha detto: sì, l'ha fatta lei, gli faccio vedere il coso e cerco di ricordarlo. Molte di queste interviste non le faccio perché diciamo il parlamentare l'ha fatta su sollecitazione di qualcuno. E poi le interrogazioni sono abbastanza divertenti perché riguardano singole questioni, certo. Il tal dei tali che non ha ricevuto la pensione, oppure ci sono delle cose anche abbastanza interessanti. Tra l'altro io scoperchiai una cosa che andò a finire anche al Ministero degli Esteri francese. Un deputato dei DS alla fine degli anni 90 fece un'interpellanza al governo perché non era chiaro il confine del Monte Bianco come era delineato e quindi voleva sapere se una commissione che aveva cominciato a lavorare, diciamo, aveva concluso i suoi lavori per capire dove finiva il confine italiano. È scoppiata una grande, cioè io feci un servizio per la radio e scrissi anche un articolo per Il Tempo, rispose il Ministero degli Esteri francese, praticamente non so, successe un casino. E quindi qualche volta capita anche di trovare delle cose. Una volta mi è capitato tra l'altro un deputato che aveva tirato fuori un trattato del 1700 secondo il quale noi dovevamo chiedere la Corsica alla Francia perché non era ben definito il passaggio di politica internazionale con il quale insomma chi aveva la Corsica l'aveva ceduta alla Francia.
tanto per dire. Ecco, questi sono i motivi, diciamo, gli spazi dell'interrogazione e dell'interpellanza. Sì, di fatto, sì, poi c'è una studentessa in fondo, solo per chiosare, di fatto il deputato o il senatore pone una questione al governo per sapere il governo rispetto a quel determinato, a quella determinata vicenda, a quella determinata mancanza, eccetera, che cosa intende fare. Come ricordava Lanfranco, la cosa più concreta è il question time, non peraltro che ci arriva la comunicazione, no? Cioè, c'è la RAI e quindi in una sequenza di tempi molto stretta, perché il parlamentare ha un minuto di tempo per esporre il suo question, il ministro qualche volta, rara volta, tu ben lo ricordi, è arrivato anche il Prime Minister, cioè il Presidente del Consiglio, qualche volta, ma è stata Letta, mi ricordo una volta, robe proprio sporadicissime, c'ha 2 minuti e poi la risposta viene dichiarata, diciamo, soddisfacente o non soddisfacente dallo stesso parlamentare, avendo questi la possibilità di parlare 3 minuti. È evidente che è tutto preparato prima, perché sennò non si sta in tempi così rigorosi, e poi la RAI arriva un momento, chiude, perché c'è un'altra trasmissione dopo. E per le interrogazioni a risposta scritta, come giustamente dice il nostro dottor Palazzolo, quello è il tuo? Ah, il mio no, perché... Sì, dopo, okay, però, grazie. La domanda viene posta generalmente, cioè il governo ha un mese di tempo per rispondere, però accade che uno se ne dimentichi, sì. Anche perché le interrogazioni parlamentari vengono svolte più che altro per il corpo elettorale e non per la cosa in sé. Sì, volevo aggiungere un'altra cosa, c'è un'altra categoria di interpellanze e di interrogazioni che non ho citato, quelle per le quali non arriva una risposta. Allora, quando crollò il ponte Morandi, io andai nella banca dati della Camera dei Deputati, dove vengono raccolte sia le interrogazioni e le interpellanze dei due rami del Parlamento, quindi Camera e Senato, volevo capire se c'era stato qualche parlamentare che si era posto il quesito, aveva posto il quesito, ma questo ponte come sta messo? Sta messo male, rischia di crollare? E trovai un'interrogazione di 2 anni prima del crollo, dove un deputato di Scelta Civica aveva chiesto questa cosa. Non c'era stata risposta, cioè il Ministero delle Infrastrutture non aveva risposto. Un'altra curiosità. L'avevi visto che abbiamo parlato di Pannella, nel dicembre del 76 o 77, non mi ricordo, Pannella fece un'interrogazione al Presidente del Consiglio Andreotti, nella quale chiedeva conto ad Andreotti di un incontro che lui aveva tenuto con un certo Licio Gelli. A questa interrogazione non era stata data risposta, tra l'altro dallo stesso Andreotti. Nel diario di Andreotti non c'è scritto niente di quel giorno, sono andato a vedere, non c'è scritto niente. Allora ufficialmente non c'è niente. Bene, quindi questa è la storia dell'interrogazione. Ho visto una mano che si alzava, prego. Però forse se si alza magari la vedo anche mentre. Volevo chiedere, secondo lei, dato che è un esperto, quali sono degli elementi chiave per un'informazione politica di qualità? Allora, gli elementi chiave di un'informazione di qualità è, diciamo, prima di tutto l'indipendenza del giornalista, cioè un giornalista che non è condizionato da nessun tipo di potere. Questo è molto difficile in Italia, fare un'informazione trasparente. Poi il fatto di non subire censure. Io devo dire che sono molto fortunato perché, non lo so, io a mia memoria non ricordo che il direttore, quando io gli ho proposto una cosa o ho fatto una cosa, mi ha detto: ma che cosa hai fatto? Abbiamo fatto incazzare questa persona qua. Non mi ricordo che questo sia successo nel caso mio. Nel caso di altri ho visto tante altre
tante altre limitazioni che hanno avuto. Insomma, io diciamo, mi considero abbastanza fortunato nella libertà di poter fare quello che voglio. Certo, lo faccio tenendo conto di due cose. Primo, che la cosa che io dico non sia una cosa diffamante per la persona di cui parlo, e altro, cerco di essere di sincerarmi se la cosa che sto dicendo è qualcosa di vero, perché la prima cosa di cui io mi preoccupo è la conseguenza che questa notizia che io do può avere sul diretto interessato, nel senso che cerco di accertarmi che quello che io sto dicendo è la verità. Certe volte mi sono anche frenato e mi sono anche qualche volta forzato nel dare delle notizie. Per esempio, ecco, ieri mi è capitato di fare un'intervista con un parlamentare su dei brogli, dei presunti brogli che c'erano state per l'elezione degli italiani all'estero. Allora è stata fatta una conferenza stampa dove si era parlato della manomissione di alcune schede elettorali, cioè a un certo punto erano uscite fuori delle schede per il voto dove c'era scritto Camera dei Diputados, cioè l'avevano scritto in sudamericano, ed erano schede per votare il Parlamento italiano. Allora il parlamentare mi ha detto a un certo punto io gli volevo chiedere chi è che aveva fatto questa cosa, però ho evitato di farlo perché se poi lui mi avesse detto il nome di una persona che non era realmente responsabile di quella cosa, io in quel momento, cioè non avendo io la possibilità di capire se l'aveva fatto realmente, mi sono posto l'interrogativo se era giusto chiederlo o mettere in circolo il nome di questa persona qui. Oppure, per esempio, quando c'era un avviso di garanzia nei confronti di una persona, cioè io ho visto tanti casi di persone che sono state, che hanno visto la loro vita politica distrutta da un avviso di garanzia, da un'autorizzazione all'arresto, che poi erano totalmente innocenti. Mi sono sempre forzato di cercare di trovare la verità. Tra l'altro mi ricordo una volta capitò il caso di un deputato per il quale dovevano essere chieste le autorizzazioni all'utilizzo delle intercettazioni. Allora io ho visto i tabulati, perché poi la Camera fa anche dei fascicoli dove ci sono tutte queste intercettazioni e tu puoi consultare lo scritto delle intercettazioni e la Camera deve dare l'autorizzazione all'utilizzo da parte dei magistrati delle intercettazioni. E io dalle intercettazioni capivo che questa persona, questo deputato, era stato messo in mezzo perché sembrava quasi che chi parlava al telefono sapeva di essere controllato e utilizzavano lo stesso frasario. Ah, ma questo l'ha detto questo deputato che è colluso con quello là. E a quel punto io ho intervistato il diretto interessato, del quale tutti chiedevano le dimissioni, che lo volevano cacciato fuori dal Parlamento, e ho fatto un'intervista con lui, gli ho chiesto ma è vero, che cosa è successo? Alla fine, dopo un anno, questa persona qui è venuta da me, mi ha ringraziato per quello che avevo fatto, perché alla fine le accuse nei suoi confronti, lui non si è dimesso, le accuse nei suoi confronti erano state smontate ed è stato smontato l'impianto accusatorio, mentre una parte politica, soprattutto il Movimento 5 Stelle, ne chiedeva le dimissioni. Ma di storie come queste ce ne sono state decine di parlamentari che hanno visto rovinata la loro credibilità politica da vicende giudiziarie che hanno avuto il fuoco di un giorno, e in questo io, come dire, cerco di sforzarmi e di vedere prima dello scoop la persona che c'è dietro quello scoop che potrei fare. Ecco. Mi permetto di fare un'altra domanda? No, tutto è abbiamo citato le vicende giudiziarie. Qual è il limite per consentire al giornalismo, ai giornalisti, ai mass media di infierire
può influenzare i processi giudiziari in atto? Dunque, è una questione che riguarda quello che esce fuori dalle... Allora, io non premetto che non sono un cronista giudiziario, quindi diciamo non sono esperto di queste cose. C'è stato durante la campagna elettorale un candidato, credo che sia Carlo Nordio, che lui aveva, che aveva chiesto il ripristino dell'immunità parlamentare per come la conoscevamo prima del 1992, credo che nel 1992 quando è stata fatta la riforma costituzionale, 93 quando è stata fatta la riforma costituzionale che ha cambiato l'articolo 68 della Costituzione. Cioè da quel momento in poi, dopo Tangentopoli, noi abbiamo visto che per fare un'inchiesta su un parlamentare molti magistrati hanno guadagnato le prime pagine dei giornali. Adesso io non mi permetto di dire se queste inchieste erano giuste o sbagliate, però abbiamo visto che molti parlamentari, diciamo addirittura in momenti di crisi politica, questo alterava gli equilibri politici. Io credo nel 2008 cadde un governo perché arrivò un avviso di garanzia a un ministro, al ministro della giustizia Mastella, che fu costretto a dimettersi e ci fu una crisi di governo che poi portò alla fine, certo, della legislatura. È caduto il governo. È una vicenda, tu l'hai vissuta in prima persona, certo. Fu una vicenda sconcertante. Allora, tutti devono essere uguali di fronte alla legge, ma questo, insomma, la vicenda Mastella è una vicenda di scuola. Lui è uscito poi, credo, illeso da tutte queste accuse che c'erano nei suoi confronti. Questo però non può permettere di alterare gli equilibri politici. Secondo me, certo, è un rischio che un sistema che è così debole come il nostro non può permettersi di correre. Questa è la mia opinione personale. Assolutamente d'accordo. Allora, se non ci sono altre questioni, una la vorrei porre io, diciamo, in una dimensione conclusiva, naturalmente con il vostro consenso. Lanfranco, che suggerimento daresti ad un giovane che volesse intraprendere la carriera di giornalista parlamentare? Che deve fare? Redazione di giornali, abbiamo visto che non se ne vedono se non qualche volta, avendo una grande fortuna, col desk. Ma ci sono molti ragazzi che hanno una grande curiosità e potrebbero avere anche una passione per la scrittura ed anche per questo importante segmento dell'attività giornalistica, perché abbiamo detto prima, quello che mette in collegamento l'origine della notizia con il fruitore della notizia, che poi è il cittadino, su quello va a fare le sue scelte, no? Non è cosa di poco conto. E allora che gli diresti tu, fraternamente? Dunque io... Cambio mestiere. No, questo non... Insomma, se me l'avessero detto a me, io mi sarei un po' incazzato quando volevo fare il giornalista. Allora, una volta mi chiesero, ma tu ritorneresti a 20 anni, vorresti tornare indietro, scambiare la giovinezza? Io rispondo sempre di no, perché se poi penso a tutta la fatica che ho fatto per diventare giornalista, mi metto un po' paura, nel senso che io ho cominciato a fare il giornalista che avevo la macchina da scrivere, cioè quando scrivevo un articolo, cioè io dovevo pensare a tutto quello che io scrivevo, lo dovevo pensare prima, lo scrivevo a penna, poi lo rileggevo e poi lo battevo a macchina, poi scendevo dal tabaccaio sotto, lo spedivo con il fax, poi c'erano delle persone che lo scrivevano e lo mettevano in pagina sul giornale.
Oggi viviamo in un momento in cui il livellamento della stampa provocato anche da internet è spaventoso, nel senso che se noi, cioè internet ha un po' banalizzato il giornalismo, cioè il giornalismo è diventato un po' il giornalismo del copia e incolla, nel senso che oggi è più facile fare un articolo. Molti pensano che riuscire a fare un articolo sia più semplice, magari non verificano le fonti. Grossi giornali, anche i siti internet dei giornali fanno dei grossi svarioni. Guardate, io se dovessi fare il giornalista oggi, sinceramente non saprei dove mettere le mani, mi troverei in grandissima difficoltà, anche se tutto sembra a portata di mano, non tutto è così facile. Io sono cresciuto in una dimensione estremamente diversa da quella che affrontate voi, quindi io faccio veramente fatica a capire quello che dovete affrontare voi, nel senso che ritengo che la realtà che dovete affrontare voi oggi è molto più difficile di quella che potevo affrontare io, anche se tutto sembra, banalmente più a portata di mano, però tutto è anche molto più livellato. Io, sono riuscito a fare il giornalista politico e parlamentare perché sono entrato in un meccanismo politico, ero in un meccanismo politico, frequentavo un'associazione politica, ero nei Repubblicani, il Partito Repubblicano, e quindi l'ho cominciato attraverso la frequentazione che facevo, e frequentando il mondo politico poi ho avuto l'opportunità di incominciare a scrivere e poi di provare anche a intraprendere delle strade. Se dovessi dare un consiglio oggi, devo dire che non sarei in grado di darvi un consiglio, perché sono convinto che ognuno vive la sua realtà e la affronta per quello che è. Io non faccio veramente fatica a mettermi un po' nei vostri panni, perché mi rendo conto che non è facile oggi dare i consigli. A me non costerebbe nulla dirvi qualche cosa che poi vi illude di poter fare qualcosa, ma secondo il mio modo di vedere, dal mio punto di vista, oggi è molto difficile. Bene, allora ci sono questioni finali, una raccomandazione, una cosa di questo genere, una raccomandazione. No, se qualcuno mi vuole dire se è stata utile questa conversazione, se ritiene di aver capito, non so, se qualcuno, oppure se qualcuno si dichiara insoddisfatto, come si fa al question time, alla fine del question time, dice sono insoddisfatto, la sua risposta non mi ha... Credo di poter raccogliere anche dagli sguardi e dalla partecipazione questo folto gruppo di studenti, un'adesione ed anche l'accensione di una qualche curiosità in più rispetto a questa attività. Vediamo quest'anno, l'anno scorso ci siamo riusciti perché Covid e così l'altro anno ancora, è stato un macello senza fine, ma quest'anno potrebbe essere possibile andare a vedere, sto benedetto question time, ci organizziamo e facciamo in modo di realizzare una sorta di analisi sul luogo. Andiamo alla Camera e vediamo come funziona. Però dovete venire a tutte le lezioni, perché sennò qua non funziona. La prossima settimana, peraltro, c'è un appuntamento, sempre mercoledì dalle 14 alle 16, molto importante. Viene a trovarci il professor Antonio Uricchio, che è il presidente dell'AMBUR. Voi sapete che cos'è l'AMBUR? No, ve lo dico io, è l'Agenzia Nazionale della Valutazione delle performance universitarie, è praticamente a capo di tutto il sistema universitario, una persona abbastanza importante sotto questo profilo, ma viene perché ha fatto un lavoro interessantissimo su economia e globalizzazione, perché stiamo nel tema
con tutte le, diciamo, le antennine messe nel posto giusto. Quindi 14-16 lo potete già annotare e ci rivedremo. Allora, no, mi sembra di essere il prete che chiusa la messa, fa la benedizione, ma prima di fare la benedizione racconta, dice, in corso della settimana faremo il rosario, faremo questo. Noi dobbiamo veramente ringraziare di cuore Lanfranco Palazzolo. Io ve l'avevo detto prima, è una persona molto, veramente molto brava, molto interessante, peraltro molto generosa nella sua attività. Noi speriamo, ma siamo sicuri di una certezza, di riaverlo con noi in altre occasioni, perché avremo la possibilità di continuare questo dialogo che abbiamo cominciato quest'oggi. Magari ci viene a raccontare un po' di quelle cose bellissime che tu hai scritto con riferimento per esempio a tutte le castronerie che dicono i parlamentari, e vi lascio con una di queste. Una volta ero in aula, stavamo facendo un dibattito, un collega che voleva rappresentare a tutta l'assemblea la fatica che aveva dovuto sostenere nei mesi precedenti per poter affrontare un determinato problema. Quindi, come vedete, non vi sto dando nessun elemento di identificazione. Era persona che aveva una capacità retorica particolarmente intensa. A un certo punto disse: voi non avete idea del Tour de France che ho dovuto fare. Voleva dire Tour de Force, ma siccome non avevo una grande cognizione di queste locuzioni, e allora si levò una voce in fondo: dai Bartali, cose di questo genere. Succede anche questo in Parlamento italiano. Grazie.